ci sarebbe da fare un sopralluogo o comunque nel caso un intervento di manutenzione di un lavoro che avevamo fatto 10 anni prima più o meno. Dopo anni di intemperie e condizioni meteo estreme, i serramenti installati dai Kurzel allo storico rifugio Vioz hanno bisogno di essere riparati. Il rifugio Vioz in Val di Sole è un vero e proprio luogo di culto alpinistico. La sua costruzione è cominciata nel 1909 e durante la Grande Guerra è stato sede del comando dell'esercito austro-ungarico. Oggi, con i suoi 3.535 metri, è il rifugio più alto di tutte le Alpi orientali. Vela! Ciao Mario, come va? Bene? Bene, posto? Bentornato. Grazie. Mario Casanova, veramente una persona stupenda. Gestire un rifugio, portare su tutto in elicottero o a spalle, cioè lì che vuol veramente i contri, come si dice, perché non è semplice. È stata lunga? Insomma, di solito che gli ultimi anni sono abituati un po' con l'elicottero, adesso di gente che... Forse andrai che diventano anche un po' più vecchiotti, no? Non cambia più. Quei 40 anni, 10 anni fa, insomma, gente. Bene, ricordavo. Gestisco il rifugio dal 1979. È difficile, nel senso che un po' per il tempo, un po' per il discorso dell'approvvigionamento dell'acqua e così, abbiamo dei momenti un po' di sconforto, però la grande passione che ho per questo posto mi fa superare anche queste piccole difficoltà. Siamo arrivati su e logicamente abbiamo questa problematica, abbiamo queste finestre che logicamente sono un po' in pendenza perché la conformazione del rifugio è proprio quella. Il nostro dubbio era quella delle chiusure. Logicamente qua soffia, Mario, te mi insegni che qua è soffia, che è 20 anche da 120, 130 km orari. Sapevo già dove erano le difficoltà, neve, nebbia, pioggia, vento, freddo. È una ben per 10 anni, logicamente qualcosa siamo visto, su certe finestre succede che piove dentro. Difatti, logicamente un po' le guarnizioni si erano un po', diciamo, pressate. Vedete qua, negli anni, logicamente, la guarnizione qua del gocciolatoio la si è spostata o la si è movista, si immagazzina sotto un po' di acqua quando che piove veramente tanto che viene dentro e qua, logicamente, qua bisogna un po' ripristinare quel che è. Adesso noi che fanno il giro un po' tutto il rifugio. Comunque il Vioz è un bel rifugio, è bello grande, ci sono quasi 35-40 finestre. Erano 10 anni che l'avevamo montate, ovviamente le condizioni che ci sono al Vioz sono un po' estreme, diciamo. È proprio uno dei rifugi che ha le condizioni peggio, si può dire. Ghiaccio, neve, e anche le finestre ne risentono. Bella. Si è anche tenuta. È proprio un discorso di... Guarda, fin così, mi vado fuori. Le robite me la seri. Che guardo. Dopo c'è anche un problema anche di accessibilità di queste finestre, siamo sulla lamiera, perciò all'esterno c'è un po' un casino, bisogna attaccarsi, non attaccarsi. Il tempo era brutto perché c'era neve, nebbia, pioggia, la fate tutte, insomma, gente, vento, freddo, erano lì veramente piena estate, vestiti da inverno, insomma, perché quelle le cose 3.500-3.600 è quel discorso. Adesso provano a vedere col test dell'acqua, ossia Robby chiude la finestra, io con una bacinella d'acqua proviamo a vedere poca se... Poca acqua perché costa qua. Poca acqua perché qua... Si recupera tutto. Perciò abbiamo fatto tutto il giro del rifugio, abbiamo registrato tutte le finestre, quelle più problematiche ci siamo veramente soffermati, abbiamo guardato di sistemare, cambiare guarnizioni. Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo sistemato tutto, posto, le finestre tutto a posto. Alla prossima! Saluti. Grazie mille! Ciao Mario! Ciao! Ciao! Ciao, sono viste! Grazie! Che cosa, grazie a te! Dopodiché, dai! Se nadi proprio perché targhe contro, insomma, niente, un attimino al cantiere Giovanni, se nadi sulla cima del Vioz, che è 3.600. Ragazzi, il set! È da bravo, vedi? Molto bene. Hai fatto il record di altitudine? Robby? 3.635. Yeah.
hanno fatto una telefonata a Giovanni che ha detto guarda che noi siamo più alti e quel che lei l'hanno fatta a petti invece te vai avanti indietro con l'elicottero. E dopo sento Enzo, se ne arriva a casa morti, con le gambe, che l'acido lattico che mi poto con la spina che viene fuori dall'acido lattico. Però l'abbiamo fatta, portata a casa e a posto. Vi ho fatto.